下次。 「微スな気分酔いしれた」 Ciao bestiacce, come state? Come state? Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, bentornati in la Francia, <ride> ormai la nuova casa del Pregianza no, eh, semplicemente è il terzo giorno che sono qua in Francia, domani sera torno a casetta ragazzi, domani sera torno a casetta, eh, ma anch'io amo voi tranne Zara assolutamente, sì, eh, anch'io torno a casetta domani, quindi insomma è solo semplicemente sono tre giorni che sono qua perché come ho già detto a tutti sono qua per il Final Fantasy Fest, quindi sono tre giorni... Di chiacchiere e col pregianza su vari argomenti perché non avendo giochi. Con me, a parte la Switch, che però non posso attaccare al computer eh, perché non ho qua il, eh, la base, insomma, per l'HD, per fare il passaggio a eh, né nella il gato, eh, posso soltanto parlare in live, posso soltanto parlare, ma eh, ne approfittiamo per fare un po' di chiacchiere su vari argomenti. Principalmente ieri abbiamo fatto il fumettanza, ieri notte, eh, il eh, primo giorno abbiamo fatto il chiacchiere con pregianza, ma era un orario abbastanza balordo del venerdì sera. Oggi è una roba un po' più tranquilla. Oggi sono le tre di domenica. Non avete un Cazzo da fare Quindi non avete giustificazioni Dovete essere qua Per il chiacchere con fregianza Arthur Hanks mi chiede Di portare più Magic Arthur Hanks Nel periodo attuale Però non ho più Molto tempo Da dedicare a Magic Cioè Lo porterò sicuramente Ancora Ovviamente Perché a me piace molto Magic Arena Mi piace molto Magic In generale eh, Ma non sono andato avanti Con i deck Ho sempre il mio Gruul E il mio Mono Rosso eh, E in tutta sincerità eh, Ho bisogno di Un pochino di tempo Per finire altra roba eh, Tornerò con Magic eh, Ma ho bisogno Di un pochino di tempo Che stai giocando su su Switch, ma sto giocando sempre Smash uh, Vajvix e poi continuo a andare avanti facendo le, le, cercando di fare gli enigmi di Wargroove che non sono riuscito a terminare perché sono difficilissimi uh, comunque sì, cioè su Switch c'è sempre un po' di roba da giocare uh, buongiorno pregi, desiderare una tua analisi riguardo al livello di saturazione del mercato dei videogiochi rispetto ai generi, rispetto al numero di titoli che escono ogni mese pensi che ci sia un limite, se sì lo si è già raggiunto, uh, io credo che il limite a Stemio sia legato ai momenti del mercato e al genere di appartenenza cioè eh, ci sono dei generi di appartenenza dove determinati titoli saturano da soli il mercato eh, tipo il genere dei battle royale mh, non è saturato completamente da fortnite nonostante abbia un pubblico mostruoso fortnite eh, e infatti Call of Duty col suo battle royale è andato abbastanza bene eh, e cioè è andato molto bene in realtà poi non so quanto abbia, abbia avuto una permanenza elevata nel pubblico però diciamo che eh, ha avuto un discreto successo eh, Uh, e poi ci sono stati altri titoli che hanno tentato di fare la stessa cosa e sono falliti miseramente. Um, è difficile valutare, soprattutto a livello di marketing, quale genere si è saturato e quale no, uh, e quale andazzo del mercato si possa seguire in modo abbastanza sicuro uh, e quale no. Di norma, comunque, arrivare dopo, tranne rari casi, tra cui anche Fortnite, significa quasi sempre prenderla in quel posto. Cioè Fortnite ha uh, fregato letteralmente un mercato che era di PUBG. Uh, è riuscito a muoversi abbastanza bene da fregargli il mercato. Uh, nel, nel caso di League of Legends, ad esempio, Dota 2 si è preso una fetta di quel mercato, ma non è arrivato allo stesso successo, e tutti gli altri tentativi di Imitazione o di Dota Like sono falliti quasi tutti tranne Smite che si è ritagliato una nicchia ma c'è veramente stato un massacro. Eh, non è facile inserirsi in un mercato dove un titolo esplode e eh, questo lo dovrebbero capire anche gli sviluppatori perché di norma eh, quando un titolo esplode va a prendersi tutto il mercato e quando tutti i giocatori o buona parte dei giocatori giocano un titolo non... tendono a non cambiare casa, cioè si abituano a giocare a un determinato o uno specifico titolo e non vanno da una parte salvo che non gli si offra un'esperienza infinitamente migliore eh, o di tutt'altro tipo che possa però superare nei loro gusti quella della precedente che è quello che è successo con fortnite e player no battleground ma di norma non succede così cioè eh, a parte dota 2 che aveva dietro valve e il fatto che si avvicinasse molto al dota originale eh, non offriva un'esperienza così infinitamente superiore a league of legends da rubargli tutto il pubblico non ce l'ha fatta eh, league of legends è rimasto lì eh, per dire come diavolo si chiamava? Champions of. Eh, non mi ricordo neanche come cazzo si chiama. È crollato malissimo. Uh, nel campo degli sparatutto si ha la tendenza ormai a valutare il mercato in base ai due top seller che sono Battlefield e Call of Duty, che si mangiano tutti gli altri, ma questo non significa che a un livello di nicchie non funzionino altri titoli uh, nettamente superiori, a mio parere, ma anche completamente differenti, perché comunque il mercato degli FPS è molto esteso e quindi c'è spazio per altre cose. No, non era Heroes of the Storm in grande fede, uh, parlavo di quello che era uguale a Dota, dove lavorava Icefrog prima di andare a Valve, uh, Champions of... Uh, non mi ricordo, non è Champions of Norrat ovviamente. Ma non mi ricordo assolutamente come cazzo si chiama. Uh, comunque, 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 comunque. Uh, vabbè, dicevo. Mm -hmm. Sì, il mercato è imprevedibile, il mercato è difficile da, da leggere, il mercato è anche bastardo, perché ci sono dei momenti in cui dei titoli di altissima qualità vengono mangiati da titoli completamente diversi perché non vengono percepiti come tale. Guardate Prey, che è stato marchettato anche male perché la gente lo ha percepito come un FPS quando era tutt'altra cosa, e quando è uscito è stato un massacro. Uh, peccato perché è un gioco di dio, ripeto. Sì, ho avuto modo di vedere Metro Fulvio 83. C'è la mia anteprima su. Su multiplayer, uh... ma non, ti, non, non credo che in realtà ti, ti sia rovinato. Resident Evil 2 a standard come prima run. Voldo. hardcore è comunque molto, molto difficile. Uh... Personalmente io me la sarei rovinata a giocare l'Hardcore la prima Quindi boh, eh, la, la, me lo sono gruto molto di più così Allora, beh sì, sai già cosa fare ovviamente Però è, quello, è, quello è prevedibile, nel senso sai sempre già cosa fare eh, Ora che la traduzione di Divinity 2 è completa Ecco, esatto ragazzi, una cosa è piuttosto importante I ragazzi del Team Tiger hanno finalmente completato la traduzione di Divinity Original Sin 2 Divinity Original Sin 2 è, l'ho già detto mille volte, il miglior GDR occidentale in circolazione è un capolavoro assoluto del genere e va giocato assolutamente se siete fan del genere. Specialmente la uh, Extended Edition, la Special Edition, l'ultima edizione, uh, l'edizione perfezionata, insomma, uh, se. Avevate problemi con l'inglese e non lo giocavate per l'inglese. Finalmente è stata completata la traduzione. Non vi so dire esattamente quando uscirà, credo nei prossimi giorni. Ma adesso non avete più scuse. Cioè, se non avete giocato di 20 Originals in 2 e amate GDR occidentali di vecchio stampo, lo dovete giocare perché adesso è in italiano. Quindi non avete, non avete più alcuna scusante. Uh, tenete d'occhio i ragazzi del team che magari vi diranno esattamente quando la traduzione verrà applicata. Ma il 14 febbraio esce The Wit. Uh, quindi comunque... Pigliatelo assolutamente perché non esiste un GDR con un gameplay così complesso, così ben strutturato, con una struttura così meravigliosamente funzionale e funzionante. Eh, gigantesco perché poi dura più di 100 ore con degli atti enormi, delle quest super, super complesse. È bellissimo di 22 è bellissimo e quindi è assolutamente. Uh... Sorry, no, no, no worries era arrivata la, la, la tipa delle polizie ragazzi <ride> e sono qua a fare il live ovviamente eh, quindi no eh, assolutamente prendetelo nel modo nel modo più assoluto no non è necessario conoscere il primo divinity sc te lo godi comunque anche se non lo conosci eh, comunque cioè ci sono dei collegamenti al background generale del mondo ma non è tanto per quello che il gioco è eccezionale cosa ne pensi di God Eater 3 lo consigli? no Ivan Fiorelli ne ho sentito parlare abbastanza maluccio in generale ritengo che i God Eater siamo tutti dei giochi abbastanza mediocri uh, a livello di gameplay, se non altro sono abbastanza legnosetti e hanno delle grosse problematiche. Non è un uh, il God Eater 3. Ho sentito cose contrastanti. Ho sentito gente dire che è migliorato tanto all'interno della serie. Ho sentito di gente dire che l'ha svaccata completamente. Indipendentemente da cosa abbia fatto, sempre di un God Eater si tratta. E io dubito, dubito fortemente che possa essere un titolo di altissima qualità. Uh, poi per carità, se siete fan dei God Eater, uh, dategli un occhio. Guardate su YouTube, seguite gli esperti della serie cosa vi dicono, perché sicuramente sono più ferrati di me su, su quella saga lì che a me in tutta sincerità non ha mai detto quasi un cazzo. Uh... Bah 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 bah. Però ho sentito tanta gente che giocava e godetteva di da tempo dire che è molto molto male. For Honor gratis Call Plus con il PlayStation Plus, uh, il grande fegato, ci, ci farai un live? Ma perché no? For Honor è sempre comunque un gioco che secondo me... È poteva essere molto di più. L'hanno gestito male, ma aveva il potenziale per essere molto molto di più. e cioè, Da un punto di vista artistico e di idea di fondo, l'ho apprezzato veramente veramente tantissimo. Io è un peccato che poi sia stato gestito così. Eh, quindi, non lo so, magari lo porterò in live, ragazzi. Potrebbe essere un'occasione per portarlo in live. Però, ripeto, c'è gente che ci gioca da anni ed è super forte. Io non, non ci so giocare ormai l'ho giocato all'inizio, poi l'ho mollato come quasi tutti. E. È finita lì, uh, quindi boh. Magari lo porterò. Tanto di roba da giocare ne ho, ma, ma la roba nuova è sempre ben accetta. Possiamo aspettarci dei trailer importanti stasera al Super Bowl, oltre al Titanfall Battle Royale. Ecco, Super Tumac, parliamo di queste due cose. Parliamo di queste due cose. Avevo detto che avrei fatto un chiacchiere con pregianza leggermente diverso, un po' più improntato verso le news di videogiochi appena uscite. Grazie per la donazione, PexWolf. Molto molto amata. Carina nuova grafica della chat. In realtà non è una nuova grafica, è tipo un placeholder eh, legato al fatto che sul portatile non ho la stessa conformazione che ho, cioè non ho la, la stessa grafica che ho sul PC di casa. Uh, però, però se vi piace di più questa posso anche tenere questa Non è che una cosa particolarmente problematica Comunque dicevamo Super Tuga mi ha rimesso in carreggiata Parliamo delle news di videogiochi Che sono arrivate in questi giorni Perché vabbè io sono qua al Final Fantasy Fest E uh, probabilmente molti di voi avranno visto i nuovi annunci legati a Final Fantasy XIV Non so quanti di voi fregheranno Perché non so quanti di voi giocano a Final Fantasy XIV Ma comunque è sempre un memo molto bello se siete, eh, se siete impazziti di questo genere qua uh, Forse al, al momento è il migliore che c'è in circolazione Presentato un sacco di cose. Sono sempre molto, molto figli. Una delle cose che mi ha fatto esplodere il cervello è che l'Alliance Raid, quindi il raid che fanno legato alla storia di Final Fantasy, quello della, della volta scorsa l'hanno fatto con Mazzuno. E infatti era ambientato a Ivalis. Questo qua lo stanno facendo con Yokotaro. E infatti sono pazzi. Sono pazzi perché Yokotaro, chissà cosa cazzo gli combina. cioè quando si lavora con Yokotaro, può accadere di tutto, dall'apocalisse alle morti di famiglia con bambini, eh, a, al, alle importanti, cioè alle profonde. Dissertazioni filosofiche legate a qualcosa uh, al, al boss con la fase Danmaku in Final Fantasy XIV sono dei pazzi. Sono dei pazzi a voler lavorare con lui perché non, si, non lo si può contenere. E quindi sono veramente curioso di vedere cosa cazzo combinerà con questo Alliance Raid perché secondo me sarà una cosa bellissima. Uh, anche se magari non, 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 segna, non segna molto, cioè non, 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 ha, non ha un gran senso all'interno della narrativa di Final Fantasy XIV che tra l'altro è molto elaborata. Chissà. Se Ne foto io, Kotaro, per la vita, uh, Become as Gods! Viva, viva, viva. Uh. Altra cosa abbastanza importante eh, Final Fantasy XIV Sempre sì, visto che per rimanere in tema eh, Diventa gratis Almeno è gratuito per un mese Da quello che ho capito con Twitch Prime Da questo mese Mi sa tra un paio di giorni eh, La base Cioè il, la Starter Edition Quella senza la prima espansione Quindi Stormblood eh, Quindi se qualcuno lo vuole provare Può provarlo lì Ho fatto la mia marchetta Che non era in realtà necessaria Ma mi è sembrata abbastanza, mi è sembrata abbastanza giusta Perché comunque ripeto Ragazzi se vi interessano gli amici, Mofa, nel fantasy 14 forse adesso è la roba migliore a cui vi potete rifare. Uh, e ripeto, Yokotaro per la vita. Uh, ma uh, continuiamo con le news importanti perché uh, ripeto, sempre tornando a quello che mi ha detto Super Tumang è stato liccato uh, un Battle Royale, e ora voi direte: Ma che palle, ma basta! Basta Battle Royale, che due coglioni! E io sono d'accordissimo con voi. Però a sto giro potrei giocarlo pure io, provarlo pure io. Perché. Si tratta del Battle Royale di Titanfall, cioè si vocifera che Electronic Arts che si è comprata a respawn dopo il floppissimo di Titanfall 2. Che ripeto, ragazzi, era un gioco di Dio. È un gioco di Dio. Uno dei migliori shooter di sempre eh, Ora vuole rilasciare Una versione free to play di Titanfall Con i mech e squadre da tre persone Che dovrebbe chiamarsi Apex Legends È un titolo di merda Io l'avrei chiamato solo Apex mm. Ma va bene così Grazie per l'iscrizione all'Adepso eh, Che è al 14esimo mese tra l'altro eh, E eh, vogliono fare un Battle Royale Con i robottoni e il gameplay di Titanfall. E io, non, pur non apprezzando i Battle Royale, non posso apprezzare l'idea che Titanfall magari riesca a tornare un attimino in auge con questa formula qua. Eh, non è secondo me quella giusta per Titanfall, perché Titanfall è un gioco incredibilmente skill based. E eh, per quanto anche i Battle Royale in parte lo siano, io ritengo che non si massimizzi questa cosa all'interno della loro struttura. Fatta, fatto sta. Che uh, l'idea che possa essere una roba del genere. Eh, cioè Sarebbe molto molto figa. No, senza robottoni pregi. Ma soprattutto ma bisogna vedere come lo gestiscono. Perché non è detto che vogliano un gioco bilanciato. Potrebbero anche gestirla semplicemente con tutti i team. Hanno dei robottoni. E poi ci sono delle zone dove non puoi utilizzarli. E cose così. Vedremo come l'hanno gestito. Sto Apex Legends. Però ripeto, il gameplay di Titanfall. Se non hai la divisione a piedi e robottoni. Eh, perde un po' di senso. Oddio, poi a piedi è comunque fighissimo. Però il gameplay di Titanfall ha bisogno di quella dualità. Uno dei motivi per cui è un gioco così... Bello il fatto che il gameplay cambia completamente la, il movimento e la gestione eh, tattica delle sparatorie cambia completamente in base al fatto che tu sia sui mech o a piedi e, in base a, e, e cambia anche proprio la gestione della mappa. Perché da una parte appunto gli edifici diventano esplorabili, cioè sono esplorabili a piedi li, li puoi percorrere come dei, dei pezzi di mappa, mentre invece sono coperture con i mech e quindi cambia tutto. Uh... Come fa Titanfall FPS archiede a essere super spi skill-based Spine-house? Perché è, è uno dei più veloci, dei più difficili da gestire a livello di movimento, eh, Dei più basati sui riflessi e sulla precisione in assoluto. Se non sai giocare a un FPS, in Titanfall ti rompono il culo così velocemente che non riesci neanche a fare un passo fuori dalla finestra. Uh, che, per carità, ripeto, è una cosa uh, piuttosto problematica per un giocatore abbastanza scarsino, ma laddove uh, ci sono giochi come Call of Duty e Battlefield, che sono comunque. Skill based, cioè per perché tutti gli FPS sono skill-based indipendentemente da tutto. Uh, sono cioè, in uno soprattutto se sai giocare, fai dei disastri, se non sai fare un cazzo, invece ti fanno dei disastri indipendentemente da tutto. Uh, anche in Call of Duty, anche in battlefield, assolutamente sì. Ma in Titanfall questa cosa è particolarmente vera, perché la gestione del movimento e delle meccaniche è estremamente più complessa. Non c'è assolutamente paragone uh, con gli altri due giochi. Uh, sto parlando adesso di Titanfall Fall Tanca Chief. Comunque, indipendentemente da cosa faranno, sono curiosito, grazie. Eh, 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 ciao Veronica. Eh, ciao a tutti quanti ragazzi. Eh, non ho mai dato un'occhiata a WarTech Fighters eh, Rail. Magari lo guarderò più avanti. Grazie per il follow, Andrea AndreaCity92. Dicevo, no, eh, appunto, mi interessa molto. Voglio vedere cosa combinano. Voglio vedere come lo sistemano. Voglio vedere come lo gestiscono attorno al Battle Royale. E se sarà solo quello. Perché se vogliono fare un Titanfall Free to Play, chi gli impedisce di inserirci anche le modalità normali? Sarebbe bellino. Uh, pensare a un Titanfall vero e proprio, free to play con tutte le modalità eh, sarebbe anche un buon modo per appunto far riesplodere la community del gioco e portarlo nel futuro, visto che comunque ripeto: respawn rimane sempre Electronic Arts e non è mai detto che non possa portare un Titanfall 3. Uh, ho già parlato delle di metro sull'Epic Store, Dungai 95. sì, ho già detto che secondo me è follia fare una guerra tra le app perché installare l'Epic Store ci vogliono 20 secondi e il fatto che. Metro sia su Epic Store eh, non, eh, non, non comporta che un giocatore PC non ci possa giocare è semplicemente un vezzo di voler rimanere su Steam per forza perché non c'hai voglia di installarti un'altra app. Capisco che possa essere una rottura di coglioni se uno vuole la sua libreria solo da una parte, ma insomma, se uno vuole giocare a un bel gioco, non vedo quale sia il problema. Eh, io ho giocato un botto di roba su Uplay e Origin che sono molto peggio delle Epic Store e pure ce l'ho ancora lì e ancora la, la posso giocare quando cazzo voglio, il fatto che ci sia l'Epic Store e tutto questo casino che ne è scaturito grazie per il follow Elgan, mi sembra veramente la tipica follia internetiana senza senso legata al fatto che la gente deve sempre rompere i coglioni. Detto ciò, non è sbagliato il fatto che la gente sia un po' incazzata con i forei perché... L'hanno pubblicizzato su Steam, hanno fatto i pre-order su Steam, hanno promesso che sarebbe uscito su Steam, e poi all'improvviso Epic è arrivata, ha cacciato i mani e hanno detto: Noi non ci andiamo. Uh, però vi diamo comunque le copie su Steam perché ha fatto i pre-order, sì ma non ci sarà il supporto ragazzi, quindi è un problema comunque, cioè uh, se decidete, cioè questo secondo me è sbagliato, una brutta mossa a livello commerciale di fiducia dal, nei confronti dei consumer e se fai una cosa del genere la devi fare prima, cioè uh, è ovvio che l'Epic Store adesso sta facendo tutte le sue mosse per cercare di fottere Steam, che poi ovviamente non ce la farà, però diciamo per riprendere terreno e fottergli parte del... Del pubblico che già si è preso con Fortnite. Uh, e su Epic Store continuano ad arrivare giochi gratis, quella è l'altra mossa che stanno, che stanno usando. Il Grande Fede, ovviamente, anche perché ormai uh, Epic Games ha il PIL di, 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 di alcune nazioni europee, grazie a Fortnite. Uh, però sì, non è una grande mossa. Uh, è abbastanza sbagliata, secondo me, proprio a livello di marketing, rischia di penalizzare un gioco che comunque a me sembra di, di buona qualità. Uh però insomma, ripeto, secondo me il casino nasce davvero dal nulla devono un attimino rivedere le loro strategie di comunicazione e sarebbe stato più giusto appunto partire subito su Epic Store, però non era possibile perché come ho detto gli accordi commerciali sono stati fatti adesso uh, in tutta sincerità non so, non so cosa avrebbero potuto fare uh, secondo me avrebbero dovuto mantenerlo su entrambi gli store, indipendentemente da tutto, però immagino che Epic li abbia fatto un'offerta che non potevano rifiutare, quindi ce la pigliamo tutti lì, uh, ripeto Comunque, ancora una volta, ribadisco, fare la guerra per scaricarsi una app è follia. La console war già ha poco senso e dipende dall'acquisto comunque di hardware, ma, la, ma la, la, veramente lo, la store war è ridicola e non ha una logica a questo mondo. Eh, non ha veramente una logica a questo mondo eh... Parliamo di un'altra cosa importante ragazzi Prima di continuare a rispondere alle vostre domande Ciao Wizard Andrea Si sono molto illuminato oggi eh... <ride> Sì anche la polemica per l'accesso anticipato di Anthem È abbastanza priva di senso Fulvio Però anche lì si parla di un'azienda che già ha l'astio dei videogiocatori, cioè Electronic Arts, che sta riproponendo delle strategie di marketing che già stavano sul cazzo alla gente, già non sono piaciute, e le sta riproponendo ancora una volta su un gioco che ha disperatamente bisogno di avere successo. E quindi quello vuol dire essere stupidi, eh, indipendentemente da tutto. Eh, non conosco Bartlex, Riccardo, ma non... cioè, la roba più simile a un Netflix dei videogiochi al momento sono il PlayStation Now. E il Game Pass, uh, non so quanto uh, senso abbia Bartlex se quanto possa competere con il Digital, uh, nonostante, a quanto pare da quello che mi scrivi, man ti mandano i giochi a casa. Però boh, bisognerebbe vedere. No, 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 non ne faccio uso, in tutta sincerità. Uh, comunque, comunque vabbè, eh, ripeto, hanno fatto anche review bombing ai vecchi Metro eh, per sta roba dell'Epic Store che anche lì è roba senza senso, ci cioè sono andati a dare uno e due ai vecchi Metro per farli diventare dei giochi brutti su Steam perché la gente non lo vuole su Epic Store cioè siamo alla follia, siamo veramente alla follia, il pubblico è stupido, non c'è un cazzo da fare ehm, dicevo, 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 anche Steam ha iniziato a regalare i giochi, sì però è robetta esatto, supplico i piedi, se non regalano roba dal livello dell'Epic Store, eh, siamo siamo, senza, senza, cioè siamo veramente uh, senza senso Pregia quando un giocatore della domenica Con Dado Dado Bax intendi tanto anche Chief, Non seguo la rubrica uh, Conosco Dado Bax, eh, ripeto, Lo ritengo un bravissimo ragazzo Non lo seguo su Youtube uh, In realtà io non seguo pochi youtuber italiani Sui videogiochi su Youtube ragazzi Ma tendo a non collaborare con gli youtuber Cioè uh, ripeto uh, Non mi dispiacerebbe sicuramente fare video Con, uh, con degli youtuber Tavo uh, con Sabaku un po' di tempo fa gli ho, gli ho detto vabbè se facciamo qualcosa assieme facciamolo su Devil May Cry 5 che è la roba su cui sono più ferrato io e su cui ti divertiresti anche, anche tu uh, ne ho parlato un po' di volte con i player inside di fare qualcosina assieme perché ripeto Radian e gli, gli voglio un bene dell'anima, li adoro uh, e sono veramente persone splendide però raramente faccio cose con altri streamer e altri youtuber perché non lo so mi sembra un po' quella roba del mi devo infilare sul tuo canale per, per prendere cioè per farmi conoscere dalla tua fan base. Uh, perché tanto io non sono un cazzo di nessuno, quindi mi faccio ospitare da te come favore per farmi dare una spintarella. Che so che ovviamente né Sabaku né, né Michele né Raiden, né Midna la percepirebbero mai così, ovviamente. Uh, però uh, io non, non riesco a non vederla così, questa cosa. Cioè, uh, so che loro la percepirebbero. E, e anch'io, oh, in realtà, avrei un gran piacere a discutere con loro. Però avrei lo stesso piacere a discutere con loro davanti a una birra. Uh, mentre farlo in video, mi sembrerebbe proprio quella cosa in cui mi sto infilando nel tuo canale per farmi della pubblicità. Ehm. Uh quindi in tutta sincerità cioè, se devo parlare di Devil May Cry 5 con Sabaku o devo parlare di un qualunque altro gioco con Raiden e Midna preferisco veramente farlo in un pub con una birrozza davanti cioè piuttosto che farlo sul loro canale è, è, è tutta qui uh, valga, va, vale anche per Dado o qualunque altro youtuber, ripeto uh, ba 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 ba. <ride> No, che ti fai bannare, filti. Eh, dicevo, dicevo, dicevo. Comunque, comunque, comunque. Eh, parliamo di, di altro. Parliamo di una cosa che ho appena. Che ho appena visto, che è abbastanza disturbante, in realtà. È abbastanza disturbante. Ho visto i primi 15 minuti di Crackdown 3, ragazzi, ci dovevamo arrivare quest'oggi a un certo punto a questo momento topico della giornata, ci, ci dovevo arrivare. Eh, ci dovevo arrivare a un certo punto a questa cosa. Ragazzi, io non so se l'avete guardato quel trailer. Io non lo so se l'avete guardato, ma io, ti, io vi giuro che sembra un gioco, sembra un gioco PS2. Sembra un gioco PS2. È terribile. È terribile. Ma neanche la... Cioè, la cosa assurda non è tanto il comparto tecnico che si sapeva che sarebbe stata una roba atroce. Sarebbe stata una roba atroce perché si vedeva che era brutto. Cioè, si vedeva che era una roba indietro coi tempi. È proprio il fatto che il gioco... Sembra lento. Grazie per il, il, il Lost uh, Vortos, lento e noioso, cioè lento e noioso. Eh esatto Veronica, perché hanno ucciso Scalebound e non questo? Forse perché eh, Platinum stessa non voleva fare figure di merda e Scalebound era un gioco mediocre quindi ha scelto di, di, di non farlo uscire, piuttosto che farlo uscire così, e invece questi hanno voluto farlo uscire lo stesso sperando che la gente si tappasse il naso o proprio perché avendo già cancellato Scalebound non potevano fare la figura di, una, di cancellare una seconda esclusiva significativa. Però ragazzi, è terribile. È terribile, è... Brutto, è lento, è vecchio, è noioso. Ha delle mappe che sono tre poligoni in croce. È brutto. È brutto. Ho visto anche gente cercare di eh, difenderlo per il fatto che, ah, ma poi la versione online col cloud e la distruttibilità è divertente. No, no, è un gioco di 7 anni, no, 9, 10, 15 anni fa, che sta uscendo nel 2019. Il single player non ha neanche quella distruttibilità lì, è lento, è palloso, cioè non ha neanche quella roba. Dei vecchi, dei, dei vecchi, crackdown che non sono mai stati dei titoli straordinari a livello di design o di comparto tecnico, ma se non altro erano super cazzoni, super esagerati con le esplosioni fuori di testa e un sacco di cose fighissime. Oh, ma davvero io l'ho visto. Cioè, ragazzi, ve lo ricordate Agent of Mayhem, o un qualunque o, o Sense Row 3, uno qualunque dei sensi Row recenti. Agent of Mayhem non era un gran gioco, era un gioco cacciarone, divertente, una cazzonata demenziale, che però aveva il suo sporco perché? Perché aveva tantissimi personaggi. Facevi il bordello, era la struttura di Saints Row 3 applicata a un gioco fondamentalmente con eroi multipli. Avevano sbagliato un botto di roba a livello di narrativa e divertimento, non era lo stesso, non, era, non arrivava appunto ai fasti di Saints Row, ma comunque te lo giocavi. Eh, ti passava, non ti, non ti ammazzava le palle. Era un gioco che comunque funzionicchiava per quello che voleva fare perché Evolution comunque è la roba divertente. Quando vogliono farla, la sanno fare, non è che c'è molto da girarci attorno. Quel gioco lì che comunque ha la sua età eh, sotto il culo, e tecnicamente era una mezza merda, o oh, mi sembra dieci volte meglio di Crackdown 3 che sta per uscire esclusiva Microsoft. cioè, Pensare a, a un paragone del genere mi fa. Esplodere il cervello. Esplodere il cervello. Non farlo uscire. Va bene che il Game Pass te lo. Che il Game Pass te lo salva perché lo scaricano tutti perché è gratis, ma. Non farlo uscire. È eh, esatto Game Passion. Eh, io credo che il Game Pass possa salvarlo a livello di pubblico, ma non a livello di critica. Perché io non credo che quel gioco prenderà dei voti superiori alla sufficienza tirata, sempre che ci arrivi. Sì, sì, lo so che c'è l'automira nel Multitank Tanka Chief. C'è un incredibile auto-aim. Perché il multiplayer è legato quasi esclusivamente alla mobilità e alla distruttibilità. Però, boh, vediamo. <ride> c'è da dire una cosa: se la gioca con l'esclusiva PlayStation 4 di ora, che è Days Gone, è vero, Vasuix? Perché effettivamente, grazie per il follow alle BOLO 85, anche Days Gone sembra una roba di una, media di una mediocrità rara. Però, se non altro, quella a livello di comparto tecnico non mi sembrava tanto male. Saranno comunque giochi migliori di The Quiet Man, è vero. È la verità, Veronica. Uh, non lo so, non lo so davvero, ragazzi. Non lo so. Uh, Xblitz, ciao pregi, parliamo di giochi belli, ma secondo te perché Sekiro si dimostra con la stessa zona di gameplay dal TGS di settembre al TP Game Show di due settimane fa, un nuovo trailer zona perché non fanno vedere nulla, in realtà hanno fatto vedere uh, sia una nuova boss fight che una nuova zona in un, nei gameplay di Game Informer che però erano in esclusiva, Cre non credo sia legata al fatto semplicemente che il gioco non sia pronto perché il gioco è praticamente è, è finito, il gioco è completato, lo stanno semplicemente ripulendo prima del lancio, uh, non fanno vedere quella zona perché è la demo più stabile che hanno e perché secondo me non vogliono svelare troppo ragazzi mm, si parla comunque di un gioco From che non mancherà di sorprendere perché i giochi From sono ricchi di sorprese e loro hanno la tendenza a non voler rivelare troppo dei loro giochi prima del lancio perché comunque sono ancora giochi molto convoluti e in grado di stupire nel 2019 è una cosa tutt'altro che facile a mio parere a uh, ha perfettamente senso, far vedere poco e poi stupire al lancio, se no ti spoileri tutto, uh, Black Hat mi dice, a proposito di Game Pass, come giudichi il fatto che PS Now faccia più introiti? Il, lo giudico col fatto che ha 100 milioni di base installata la Playstation, Black Hat 2073 cioè, con 100 milioni di base installata fai più introiti proprio na con naturalezza, perché basta veramente che una leggera percentuale di quel gruppo di persone faccia uso del, del PS Now e ti, 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 ti domina completamente, e il Game Pass secondo me è un servizio bellissimo eh, ragazzi, il Game Pass per me è un servizio della Madonna, mi ha fatto rigiocare della roba che volevo rigiocare da un sacco di tempo Vi dà dei giochi del, del dio qua al, al lancio uh, è veramente un gran bel servizio uh, voglio vedere se PS Now adesso che arriva in Europa riuscirà a stare lì lì, ovviamente Sony sta cercando di fargli le scarpe anche a quello uh, però ha una base installata talmente superiore Sony che, 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 se lo mangia, che se lo mangia la recensione di Dirt Rally non esce oggi ai Tony Com, la mia preview di Dirt Rally doveva uscire oggi, ma mi sa che invece la mettono su domani. Comunque è una preview. Credo che la recensione arriverà dopo. Uh, non so esattamente dirti quando. Uh, cosa ne pensi di tutti i rumor che stanno uscendo su Bully 2 recentemente? Hanno leccato alcune tracce della colonna sonora di Star Nose. Di Bully 2 si vocifera da una vita. I leak uh, ci sono da un pezzo. Uh, però ci sono leak su tanta roba Rockstar e quasi niente viene mai confermato. Io se si tratta di Rockstar finché non dicono stiamo facendo il gioco, non credo a niente. Uh, sembrano leak validi, ma questo non significa che il gioco verrà fatto. Rockstar è una casa talmente uh, restrittiva. Da questo punto di vista, che se l'icca bulli 2 potrebbe anche decidere di non farlo uscire. Uh, oddio, no, sarebbe una follia se fosse effettivamente già in sviluppo da tempo. Lo farebbero uscire senza ombra di dubbio. Però io finché Rockstar non viene fuori e dice stiamo facendo bully 2, non credo a niente. Uh, poi, se effettivamente esce, tanto meglio. Il primo bulli era un bel gioco e vorrei anche vedere. Vorrei anche vedere. Di uh, Tentacle Free to Play si è già parlato, Gianmaria Volonté uh, Visto il mio prossimo viaggio in Giappone vorrei visitare anche il Museo dello Studio Ghibli, quali opere devo recuperare per godermelo al meglio. Toret, io ti consiglio di guardare tutta la roba di Miyazaki dello Studio Ghibli, perché sono capolavori assoluti e immortali. Uh, e anche gli ultimi film che sono assolutamente eccezionali. La roba più dimenticabile dello Studio Ghibli è quella fatta dal figlio di Miyazaki, cioè racconti di Terramare uh, mi sembra Arietti e non mi ricordo cos'altro. Che sono comunque delle opere di animazione notevolissima e quindi meritano senza ombra di dubbio la, la tua attenzione, indipendentemente da tutto. In questa generazione. Uh, niente Grand Theft Auto SC mh, Ci vuole tempo per fare un Grand Theft Auto Soprattutto dopo un lavoro come Red Dead Redemption io dubito fortemente che arriverà Cioè il GTA che poi GTA non è uh, Ma è un gioco che ha l'impatto di GTA in questa generazione Red Dead Redemption 2 Ovviamente è una roba completamente diversa Però quello è il grande gioco di Rockstar di questa generazione Il prossimo GTA lo dobbiamo sicuramente aspettare uh, oltre uh, Ariete di un altro tizio Ok, Ghost Teller, non, non lo sapevo eh, Ah, non è di Goro Miyazaki, ok, forse non, non me lo ricordavo chiedo perdono ehm, comunque sì, c'è molta molta roba eh, Cioè, dovresti guardateli veramente tutti i film dello studio Ghibli, ma io consiglio sempre, ripeto, vabbè eh, La Puta, La Città Incantata, Porco Rosso eh, Mononoke sono tutta roba che devi guardare assolutamente assolutamente, assolutamente, assolutamente allora eh, ba, 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 ba. vabbè, vabbè, vabbè eh erano anche altri tempi SC, cioè sviluppare per PlayStation 3 era ben diverso che sviluppare per le console attuali. Con l'aumento delle tecnologie fare giochi di quell'impatto e di quella scala è un'opera magna che richiede anni di tempo e migliaia di persone. Non è eh, non è una cosa così così automatizzata. Mm, ripeto, per me è assolutamente impossibile che in questa generazione arrivi un nuovo GTA. Un Bully è già più probabile e sarebbe comunque un giocone. Uh, per quanto mi riguarda comunque non... questa generazione è eccezionale anche senza un GTA, in tutta sincerità. È uscita della roba a mio parere che è infinitamente meglio tra Breath of the Wild e un sacco di altri titoli eccelsi. Insomma, non, non sento tutto questo bisogno di un grand Theft Auto. Uh, allora, 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 secondo te uscirà verso la fine di quest'anno una delle tre esclusive Sony? Uh, Veronica, io credo che ne escano almeno due. Io spero che ne escano almeno due, uh, cioè dovrebbero essere quasi sempre tutti i grandi publisher hanno due esclusive grosse per anno, con cose abbastanza secondarie. Uh, vediamo, vediamo. In tutta sincerità sono assolutamente dell'idea che almeno due esclusive Sony ne tirerà fuori. Uh, quindi Days Gone è una ma se non sarà un successo con ogni probabilità farà dell'altra roba Dreams io lo ritengo un grande esperimento sbacco. Dreams è un'altra esclusiva Sony uh, è molto molto matta perché comunque è un titolo è un titolo come diavolaccio si chiamano loro? I. Uh, quelli che hanno fatto Little Big Planet sono i vabbè chat adesso me lo ricorderai perché il mio rincoglionimento senile come al solito mi ha fatto dimenticare Uh, media Molecule, media molecule. i uh, media molecule che ha fatto appunto Dreams ha hanno fatto tutti i little planti. In media molecule, più che bravi a fare i giochi, sono bravi a fare gli editor. e Dreams sembra essere l'editor definitivo. Cioè sono un team di gente che sa fare gli editor, sa fare perfettamente gli editor. E poi questi editor portano alla creazione di giochi che sono. Uh, Dreams uh, mi dà l'impressione di essere un editor potenzialmente incredibile. Se la community si prende bene con quel cazzo di, di prodotto eh, e si sono già viste fare delle cose dalla beta assolutamente fuori di testa c'è uno che se non erro ha rifatto pt paro paro quasi identico cioè per dirvi quello che permette di fare a uno che ha molto tempo da, da, da buttare e molta genialità ehm, sono sono assolutamente dell'idea che possa essere una grande cosa ma come tutti i prodotti media molecule dipende da quanto appassionata eh, sia la community e da quanto la gente ci si mette di testa, eh, c'è anche gente che ha fatto un FPS. Si hanno, rifatto, si hanno, fatto, hanno fatto un botto di roba con questa beta di Dreams ed è la beta. Quindi, sono, di tutta, sono in tutta sincerità molto esaltato dalle possibilità che Dreams offre come prodotto a una community creativa. Però come tutte le cose di questo tipo bisognerà vedere quanto la community lo prende bene, quanto esplode, quanto uh, le demo che vengono create così possono mantenere alta l'attenzione per quanto la community rimane attiva. Uh, le potenzialità sono molto molto alte ma vediamo, vediamo perché comunque è un prodotto molto particolare, molto atipico ed è difficile prevedere le sue effettive uh, potenzialità sul mercato. Uh, giocherò ad Anthem Boalla Se mi farò se, mi, se, cioè, se riuscirò a farmi mandare un codice Ci giocherò sicuramente Sono molto interessato ad Anthem Come ho già detto Ho già detto che secondo me Ha il potenziale per diventare Destiny Ma bello uh, Però ho anche molti dubbi E ho anche molti dubbi Di poter giocare continuamente ad Anthem Cioè di poter portare avanti Il mio giocato di Anthem Molto a lungo Perché come ben sapete ragazzi Col mio lavoro Col fatto che comunque devo fare i live uh, Col fatto che comunque sono abbastanza impegnato anche se sembro un inutile di merda eh, la grande verità è che io ho tempo per un titolo che alla base ha i fondamentali di un MMO ovvero la necessità di star lì tutte le sere a fare i raid a stare in gilda, a stare in gruppo eh, fare prendere lutte, cazzi mazzi trick e track se non viene gestito in modo da permettermi di prenderlo degnamente anche a piccole dosi non mi permette di star lì cioè io fare il fantasy 14 lo giocherei volentierissimo non ho il tempo materiale di farlo. Uh, Anthem lo gioco volentieri se viene strutturato in modo che anche se ci gioco boh, uh, 3-4 ore a settimana me lo godo lo stesso, ma la vedo difficile. Uh, ba 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 ba. Quando uscirà il remake di Final Fantasy VII? Bella domanda, Gates. Bella domanda. Dovresti farla a Nomura. Chissà cosa ti risponde. Dovremmo farla tutti a Nomura. Nomura, quando esce il remake di Final Fantasy VII? Boh! Sarcazzo. Secondo me non in questa generazione. Assolutamente non in questa generazione. Nella prossima. Pensi che ci sia qualche esclusiva a Microsoft che uscirà entro l'anno, Aiden DeWitt? È una possibilità concreta, Aiden. Perché comunque io sono abbastanza sicuro che Microsoft abbia messo in atto dei progetti di un qualche tipo a livello di esclusive per la chiusura generazionale di questa console sarebbe stato stolto da, loro non, da parte loro non farlo e sono abbastanza eh, interessato non è un leak torret quello del, del, della vanilla di Final Fantasy XIV regalata da Twitch è la verità l'hanno appena confermato al Final Fantasy Fest a cui ero eh, dicevo sono abbastanza sicuro che Microsoft abbia ancora qualcosa in ballo prima della fine dell'anno cosa non lo so ma immagino che le loro bombe le spareranno in larga parte alle tre visto considerato che sony non c'è immagino che le tre quest'anno per loro rappresenti un palco spaventosamente importante perché fondamentalmente sono il Publisher principale lì, perché Nintendo non fa lo show, ragazzi. Nintendo fa il direct, quindi... Che Nint Nintendo fa il direct durante le tre, ma non gliene frega un cazzo a nessuno che Nintendo sia alle tre, perché tanto la gente guarda il direct da casa e non gliene fotte una minchia. Eh, presente alle tre c'è Microsoft, quindi vai a provare la roba di Microsoft, quindi la stampa si concentra sulla roba di Microsoft. Arrivare lì e non avere un cazzo, secondo me, sarebbe... greve e quindi io credo che qualcosa ci abbiano un piano ci sia um, Final Fantasy 14 è sia per PC che per console ho assolutamente è multipiattaforma. Uh, Ori e Gears non escono quest'anno? assolutamente sì Matt uh, Ori e Gears escono quest'anno? no parlavo di nuovi annunci roba che non si conosce ovviamente Ori secondo me sarà un gioco meraviglioso ma è roba di nicchia incredibilmente indie uh, cioè indie cioè, non è indie perché è di Microsoft. Però diciamo che se, sia, va verso quello stile lì. È, la, è il titolo artistico creativo fatto da poche persone di grande cura. E secondo me sarà un gioco della Madonna. Ma non è quello che ti vende 20 milioni di copie. Gears eh, e hanno anche Halo Infinite. Effettivamente Halo Infinite, ma lo si è visto. Halo Infinite lo dobbiamo giocare. Qualcuno può farmi vedere questo cazzo di Halo Infinite. Perché Halo Infinite è un po' più importante del nuovo Gears. Secondo me, come marchio per Microsoft. Però non possono avere ancora solo Gears e Halo. A stai 3, devono far vedere qualcosa di nuovo perché non possono basarsi ancora su quei nomi lì. Uh, secondo me, faranno vedere il DLC di Caped. Che comunque. Anche quello è sempre roba molto, molto nicchia. Però ripeto, cioè, hanno giochi importanti, ma non possono basarsi ancora su quei cazzo di marchi un'altra volta. Devono far vedere qualcosa di nuovo. Perché se ci fermiamo ancora a Gears e Halo, c'è un problema. Crackdown 4, ho l'impressione che non verrà mai presentato. E la l'Adepson, ho questa impressione qui. Mm, ba 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 ba. ba. Wizard Andrea, pensi che Iceborne sia già mezzo... Eh, non mi scorre la chat, non riesco a leggere. Ah, ok, si è già mezzo pronto ma esca in autunno solo per avere il tempo, fare il tempo ai giocatori PC di recuperare? No, secondo me lo stanno, lo stanno ancora lavorando abbastanza di cattiveria, perché io ho l'impressione che Iceborne sarà letteralmente un Monster Hunter Ultimate, ragazzi, non un DLC. Cioè, sarà veramente un vero e proprio nuovo Monster Hunter con le G-Rank. E quindi... pochi cazzi. Uh, pregi, cosa pensi della scelta di Ubisoft di far pagare il nuovo Far Cry 45€... Euro? È furba Fly Chop, è molto intelligente. È molto molto intelligente perché così vendono di più una serie che già vende uno sfacelo. Eh, Fottono la concorrenza perché escono un pochettino prima con un titolo che comunque è molto molto riconoscibile e eh, che il pubblico che apprezza Far Cry sa già a cosa aspettarsi perché comunque è sempre quello lì. con notevoli modifiche al sistema e tutto quanto ma comunque sempre Far Cry è con quella formula lì lo vendono a un prezzo abbassato quindi convincono molta gente a comprarlo secondo me venderà abbastanza bene anche perché c'è molta fotta dietro a quel gioco molto, ci sono molte aspettative nonostante si tratti di un'espansione cioè di un'espansione, di un seguito diretto del, dell'ultimo Far Cry che è una cosa abbastanza particolare se è dispiaciuto che il Battle Royale di Jojo sia solo per cabinati giapponesi Fortress dopo averlo visto no in realtà, uh, no, <ride> non particolarmente. Anche se l'idea mi piaceva molto, l'applicazione non è che fosse proprio sta roba incredibile. Red Dead Redemption 2, pensi uscirà mai su PC? Ma Leroy credo che non gliene freghi un cazzo di farlo uscire su PC. Se uscirà su PC lo annunceranno e ci faranno altri miliardi. Uh, ma non hanno fatto uscire mai l'1 e mai nessuna remaster dell'1 su PC. Potrebbero tranquillamente anche non far uscire il 2. Tanto a livello monetario, difficilmente la cosa li penalizzerebbe particolarmente perché Red Dead Redemption 2 gli ha fruttato dei miliardi. Quindi insomma, possono fare un po' quel cazzo che vogliono, in tutta sincerità. Uh, anche The Division 2 costa meno di altri titoli dello stesso genere, sì. Ma su The Division 2, secondo me, è una scelta che è legata al fatto che stanno correndo ai ripari perché stanno percependo che non c'è grande attenzione dietro al gioco. Uh, The Division 2 mi sembra un perfezionamento del primo in tutti gli aspetti, e quindi un titolo comunque di qualità se cerchi quell'esperienza lì. A me personalmente non interessa perché proprio a livello di ambientazione non prende per niente. A livello di gameplay il primo mi ha annoiato moltissimo. Eh, cioè, non, eh, non, fanno, non fanno per me, ripeto. Che poi è anche il motivo per cui rischio di abbandonare Ante molto velocemente. Eh, però ripeto, ripeto. Si è visto negli articoli, si è visto nei video, si è visto nei live, The Division 2 non sta tirando un cazzo, la gente non è interessata. Uh, C'è tutta l'attenzione su Anthem adesso, che è paradossale perché attenzione in larga parte negativa di gente che si incazza, però se vai a vedere il numero di commenti sotto tutti i video di Anthem, è ovvio che il pubblico è tutto lì che dice odiamo Ea ma vogliamo che Anthem vada bene, odiamo Ea ma vogliamo che Anthem sia un bel gioco, però state facendo le cazzate e nessuno parla di The Division 2. C'è proprio uno. Cioè l'internet proprio non gliene frega un cazzo. Perché comunque le tendenze dell'internet le leggi, ragazzi. Io vago sull'internet costantemente durante la giornata tra Reddit, Twitter, Facebook, molto meno ultimamente, YouTube. E vi assicuro che su Anthem c'è anche Gesù bambino. Tutti fanno video, tutti danno opinioni, tutti parlano di The Division 2, si vede pochissimo, pochissimo. Pochissimo vuol dire proprio che non, non, non sono riusciti a eh, lanciarlo bene a livello di marketing. E se è così, venderlo a un prezzo inferiore rispetto agli altri titoli della stessa tipologia ha senso. Ha senso perché può dargli quella spinta iniziale che nel caso gli altri vadano di merda. Uh, può, può funzionare. Sì, ho visto il gameplay Alfa di Atomic Arts Ex Blitz. Mi è sembrato molto bello, ma ci sono, uh, come dicevo, delle voci preoccupanti. Cioè, uh, che mi hanno, di cui mi hanno parlato l'ultima live: delle voci preoccupanti legate alla produzione di Atomic Arts perché pare che sia tutto finto. Pare che il team in realtà non abbia la capacità di fare quel gioco. Sia tutta una roba molto guidata, quasi una sorta di video uh, di gioco fatto da una sola persona che in realtà non è giocabile. Uh, e potrebbe essere molto molto pericoloso. <ride> Ciao Renasu col tuo. Creeper, <ride> eh, quindi sì, diciamo che eh, sono abbastanza preoccupato. Anche perché ripeto che Atomic Heart sia un progetto sospetto, non è la prima volta che viene fuori. Io spero che siano tutte cazzate, perché sono tutte voci che vengono da Resetera. Cioè, sono dei post su Resetera che hanno detto che Tommy Carter è, è un fake, è falso, è una minchiata. Uh, però, se fosse così, sarebbe veramente una truffa terrificante. Hai visto la console di Nutaku a forma di tetta, Aiden the Wit? Ma console... di che? <ride> cioè... Console di. Co cosa fa girare? Co cosa fa girare? Quella roba lì? Non era un posto resetera era da parte di un giornalista russo, quello sarebbe più, molto più preoccupante. Ma qualcuno ha mai parlato con i moonfish? Non che io sappia, supplico i piedi. La cosa. La cosa. Eh, pericolosa. È questa. Cioè. È un team russo, le comunicazioni sono scarse, nessun giornalista ha ancora provato il gameplay dicendo che questo gioco è bellissimo o dicendo che questo gioco fa cagare. Finché non ci sono prove dirette sui giochi, ragazzi, la fiducia è sempre molto molto bassa. Eh, Nutaku, ho lanciato una console a forma Benissimo, ragazzi. Alla domanda non segui l'ideazione della settimana, Sherlock ti rispondo non seguo multiplayer. <ride> cioè proprio non leggo multiplayer. Io non leggo multiplayer, ragazzi. Ma non, cioè proprio, non leggo siti italiani. Se posso evitarlo, ne va anche spesso della mia sanità mentale. Uh, uh, ho già parlato della tabella per la roba di Anthem. Forte, dico, come ho detto, secondo me è una, è una overreaction incredibile. Assolutamente incredibile. Uh, in grande madre Russia le console hanno le bocce <ride> Mazzuia, esattamente <ride> In madre Russia tetta viene da videogiocatore Non videogiocatore ma tetta <ride> Comunque <ride> Perché? 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 Che cosa brutta No, non gli do il click Fulvio non se lo merita, no? <ride> Smetti di linkarmela con la news. <ride> non dateglielo neanche voi, per favore. <ride> che cose brutte, Dio santo. Ah... <ride> uh... Perché non leggi siti italiani, bongica Bongi Perché conosco la maggior parte delle persone che ci scrivono e già li insulto abbastanza senza leggerli. Non vedo perché dovrei aumentare i miei insulti che le leggendo anche le cagate che scrivono. <ride> Comunque, allora, se un giorno smetterà di fare il giornalista video, cosa ti piacerebbe fare? Ma anche il cazzo di muratore. Luke qualunque cosa abbia uno stipendio fisso. <ride> cioè veramente. Allora, se devo chiedere, se devo dire cosa mi piacerebbe fare, mi piacerebbe lavorare ancora in realtà parlando seriamente nell'industry. Mi piacerebbe comunque lavorare ancora uh, nei videogiochi, mi piacerebbe uh, ancora lavorare nell'ambiente del digital e della tecnologia, perché comunque è la roba mia, è la roba su cui ho più esperienza, è la roba su cui ho uno skill set più sviluppato ed è la roba che, insomma, no, 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 ma i siti americani non sono meglio Veronica stavo scherzando, ovviamente sono uno, sono uno scherzone burlone, però no, eh, parlo proprio di qualità media del, del giornalismo virulico è molto bassa, è molto, molto bassa e io cerco di informarmi alla fonte di non passare da, 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 dagli articoli quando posso, anche perché io li scrivo, quindi di norma dovrei essere informato alla fonte eh, quando possibile, ovviamente, ma eh, ripeto. No, mi piacerebbe comunque continuare a lavorare nel campo dei videogiochi, anche con un'altra mansione, che sia brand, che sia uh, PR, che sia uh, qualunque altra cosa, o anche in uno studio di sviluppo non sarebbe male assolutamente, però ripeto, anche lì è difficile capire uh, dove potrei riciclarmi, come community manager, forse vedremo, non lo so, qualcosa. Uh, comunque c'è la possibilità, c'è la possibilità assolutamente di trovare lavori nel campo, però principalmente all'estero ci sono più occasioni, qua in Italia sono pochine, come ho detto mille mille volte. Non mi dispiacerebbe appunto riciclarmi così. Eh, riciclarmi è brutto da dire. Diciamo, passare a qualcosa di più stabile da quel punto di vista lì. Eh, però vediamo. <ride> esatto Pexwolf. Dopo il giornalista mi dico, diventerà il luminare che ha creato la console definitiva a forma di cazzo. <ride> la chiamerò pns 5 <ride> e farò assolutamente concorrenza alla PS5 di Sony e sarà un enorme cazzo uh, giocabile. Uh, sta crollando la connessione, questo è molto male. E Ora sta tornando la connessione, è tornata la connessione. Uh, e donare un cazzo di combat system a Geralt, supplico i piedi, esattamente. Esattamente. Quante possibilità ci sono secondo te che Devil Maker 5 sia il migliore della saga? Torchigentante gentante. Tante perché comunque pochi cazzi Matsuno. Uh, Itsuno continua a confondermi, Itsuno è infogliato durissimo, ci sta lavorando tantissimo. È un Devil May Cry con tre personaggi, con tre combattisti completamente differenti. È un Devil May Cry con un comparto tecnico della Madonna. È un Devil May Cry che lavorato, hanno lavorato per anni con l'intento di portare avanti la serie e traslarla nel nuovo millennio. Uh, il potenziale che quel gioco sia il miglior Devil May Cry mai fatto è elevato, anche perché Itsuno è un designer che spacca i culi. È ad oggi uno dei più grandi uh, professionisti che capita. Ma a disposizione, secondo me, ha le potenzialità per fare un Devil May Cry straordinario. Infatti, io lo aspetto come la seconda venuta del Messia e non sono religioso. Quindi immaginate quanto cazzo lo sto aspettando. Uh, quindi, no, no, veramente uh, lo attendo tantissimo, tantissimo, e potrebbe essere un gioco del dio. Uh, già la demo mi è piaciuta tantissimo e non c'era un cazzo. Uh, di base la settimana prossima esce la nuova demo. Quindi, insomma, sono veramente curioso di giocarmela. La giocherò in live sia su multiplayer che sul mio canale, peraltro. Uh, queste voci di rinvio solo per la versione PC? Non lo so Black Cat, uh, lo sentite anch'io, uh, c'è il rischio che venga rinviata a maggio la versione PC, spero non tutto il gioco, sono in tutta sincerità curioso di vedere se verranno confermate o meno, la versione console però per ora non sembra essere stata rinviata, uh, meglio del 2 è impossibile Wizard Andrea, anche perché non puoi battere qualcosa che non esiste, allora... Uh, beh sei religioso, hai più volte indicato Uematsu e Kamiya come dei, è vero, Frison Force, è vero, forse ho una religione, ma è solo una religione uh, molto molto concentrata su determinati individui. <ride> allora, di The in City, cosa ne pensi? A me sembra una mezza vaccata Tanka Shift per non dirla con estrema cattiveria. Cioè, mi sembra un gioco che sfrutta l'ambientazione Lovecraftiana, cioè il mitos Lovecraftiano. Uh, più per proporre un uh, action adventure così così fatto a cazzo di cane. Con il nome Lovecraft so sopra, che per un'effettiva ricerca o capacità di capire cosa rende Lovecraft particolare e speciale degli sviluppatori, ehm, quindi, boh, boh, vediamo. Vediamo, eh, io ci credo pochissimo in The Sinking City Poi magari in realtà riescono a uscirsene con un gioco Con un singola A Se così lo si può chiamare Anche passabile, godibile, giocabile Non una merda può essere Speriamo per loro Quello che ho visto non mi ha convinto per niente Ehm... Uh... Però la pagina di Steam Sales che riportava 8 maggio per PC ora indica 7 marzo, quindi probabilmente era solo un errore. Infatti, Vashvix c'è un bel po' di allarmismo legato alle date sparate a cazzo di cane, che possono essere legate a, a, a robe completamente folli. Cosa ne pensa Kamiya di The Cry 5? Approva Fortez perché Kamiya è amico di Itsuno, 1 tralasciando il fatto che sta riallacciando con forza i rapporti con Capcom perché eh, è andato a fare da consulente per Resident Evil 2 Remake, eh, è andato a fare la festa di lancio assieme a Kadoi, che è amico suo da una vita, dicendo che era un gioco della donna se l'hai giocato su twitter tutto quanto finendolo in 15 ore esplorando ogni cantuccio uh, quindi insomma diciamo che Camia è abbastanza tornato in buoni rapporti con Capcom eh, da quando Capcom ha cambiato completamente gestione e designer a capo dei progetti e con Itsuno si è fatto vedere più di una volta facendo le tipiche foto quelle cazzone a, a pugno alzato non pugno alzato quel pugno alzato pugno alzato quello così tipo Tipo Tekken uh, E quindi no Lo vedo abbastanza sereno sul, sul progetto uh, Non credo che gli freghi Poi molto, molto Più insomma del, Di Devil May Cry perché ormai non è più cosa sua Oddio poi lui è sempre Molto attaccato a ciò che ha inventato quindi in realtà sì. Pose alla Jojo Sherlock esattamente Ehm um... Io mi sto godendo molto mm -hmm. Hades. Grazie per la descrizione for Rio. Sono vedo l'ora che venga ampliato anch'io. Anch'io è veramente un bel gioco Hades. Eh, è un grandissimo roguelike. Mi piace un sacco. Eh, io l'ho apprezzato tantissimo anche in questa sua in questo suo early access molto basilare. Perché poi in realtà sono solo due zone. E sono veramente stupito dai mi delle migliorie notevolissime anche solo a livello di bilanciamento del gioco in early access. Che gli sviluppatori stanno facendo basandosi sul feedback degli utenti. Eh, quindi spero vivamente che esca in versione completa, e voglio veramente giocarmelo uh, tutto qua appena possibile. Madlow, secondo te, vi la l'altezza di Dante Nero? Non credi che sia più limitato a livello di gameplay? No, non credo sia più limitato. Madlow, credo sarà molto differente perché secondo me un personaggio caster con le evocazioni potenzialmente può fare delle porcate con le sue evocazioni multiple anche superiori a Nero e Dante, se lo gestisci come Dio comanda, bisogna vedere però uh, quanto bene uh, sia gestito. Gestita, gestita la mobilità di queste bestie che vengono controllate, come si spostano, come vengono utilizzate all'interno della mappa, come possono essere, può essere gestito V e riposizionato V mentre usa loro. Scusate, ragazzi, ma sono raffreddato. E niente, quindi insomma alla fine della fiera sono in tutta sincerità molto molto curioso di vedere, di vedere cosa combinano, di vedere cosa, cosa fanno con V, ma secondo me non sarà inferiore agli altri giochi, cioè agli altri, agli altri personaggi, sarà sicuramente un personaggio validissimo, non è detto che sia ovviamente un, a, a livello di una roba complessa e eccezionale come Dante o di Nero con le nuove braccia, ma anche se semplicemente si attestasse sullo stesso livello sarebbe incredibile. Uh, 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 uh. Ma news su Doom e Wolfenstein stand alone Nada di nada, vero? Uh, non ci sono nuove news che io sappia, X-Blitz Wolfenstein c'era l'espansione uh, Youngblood Che però non si è ancora vista Uh, come Dio comanda E invece Doom uh, c'è stata quella presentazione eccezionale Ma credo semplicemente che ci stiano lavorando uh, Come ho già detto Forrius prima Anthem mi interessa molto perché il gameplay Mi sembra molto molto ben fatto Il gioco mi sembra tecnicamente molto molto valido E mi sembra avere il potenziale per essere Destiny bello uh, Però potrei non, non farmi prendere lo stesso Potrei non farmi... Cioè, potrebbe non riuscire a prendermi lo stesso perché non è cosa mia. Uh, uh, e potrebbe anche non avere endgame, uh, e potrebbe anche essere molto limitato a livello contenutistico, quindi, boh, vedremo. Um, hai mai giocato al gioco prodotto da Namco Urban Reigns? No, Rockstar, l'ho sentito nominare, ma non ci ho mai giocato. Vabbè, V, che esteticamente non sia un bijou, Fortez, uh, sì, si nota, però se è interessante come personaggio e background è una cosa a cui si può passare sopra io sono solo interessato a come gioca non a come è fatto in tutta sincerità che ne pensi di Pray for the Gods è uscito l'early access per Steam Jabberwock Pray for the Gods era quel gioco che ha dovuto cambiare il nome in Prey for the Gods perché Bethesda gli aveva fatto causa per il nome Prey. perché Bethesda ha questo team di legali che tende a fare causa a tutto non appena possibile eh, perché, boh, perché devono tenersi allenati vai a capire e quindi hanno dovuto chiamarlo Uh, Pride for the Gods, che è un titolo orribile, però il gioco mi sembra un indie carino. Grazie per l'iscrizione, Mishima Scrub. Mi sembra un gioco bellino, fortemente ispirato a Shadow of the Colossus, che è quella cosa che. Uh, però secondo me è un errore di fondo perché non riuscirai mai a fare qualcosa di più bello e significativo di Shadow of the Colossus e il rischio di fare una cagatona ispirandosi a Shadow of the Colossus è molto molto elevato. La mia speranza è che non sia un gioco brutto, che sia una, un action adventure passabile con magari una narrativa interessante e tanto amore sotto perché comunque quello che si è visto non mi sembrava affatto male, potrebbe essere un bel gioco. Ehm... Esistono giochi o faranno mai un gioco ispirato a Viper Vendetta come film. Ringhost non credo. Viper per vendetta è una delle delle grandi graphic novel di un certo periodo storico del fumetto. Non l'hanno fatto per Sin City, non l'hanno fatto per 300, difficilmente lo faranno per Viper per vendetta, anche perché sono delle opere compiute che non necessitano, secondo me, di un videogioco. Sono delle opere prevalentemente narrative e compiute, anche molto ristrette in realtà a livello proprio narrativo, perché non è che sono particolarmente longeve, che non hanno bisogno di un videogame. Mm, non si, credo si senta il bisogno di un videogioco di Viper per vendetta, in tutta sincerità, anche se il personaggio principale era figo. L'ho visto Plague Tale, un supplico i piedi. E sembra molto figo come concept e anche tecnicamente è molto bello perché c'è questo incredibile motore, che... incredibile, insomma, interessante motore che muove i ratti e i ratti si spostano, c'è cioè una sorta di intelligenza artificiale fluida che sposta i ratti in base alle fonti di luce e ti permette appunto di utilizzarli come arma contro i tuoi nemici o di evitarli o di sfruttarli a di trappolone quando spegni le luci all'improvviso e cose varie. E quindi è un concetto molto interessante per un titolo che alla fine è un puzzle adventure, quindi cioè non è che ci sia grande azione, è uno stealth puzzle adventure dove tu devi capire come utilizzare questo incredibile flusso di ratti eh, Inarrestabile, flusso di ratti è sporco, è brutto, è dark, è drammatico e questa cosa qua sicuramente mi attira moltissimo. Potrebbe essere un bel gioco, vediamo, vediamo. Eh, sembra abbastanza promettente. Certo che mi piacciono i Dishonored, Riccardo trovo che siano dei giochi incredibili e io adoro quasi tutta la roba che hanno fatto gli Arcane, sono secondo me uno dei team migliori in circolazione. Wargroove è molto bello, Slima, e c'è la mia recensione su multiplayer se vuoi andartela a vedere, eh, lo porterò anche in live quando torno a casa. Eh, Tanto, ha un po' già parlato di Atomic Heart e pare, come detto, che c'è il rischio che sia un fake, è brutto da dire, ma c'è il rischio che sia un fake, quindi vedremo come sarà. Che longevità ha Bayonetta, Wizard Andrea? Dipende da come lo giochi, perché Bayonetta non è un gioco particolarmente longevole, lo finisci facilmente in boh, 7 ore, 8 ore, uh, però è un gioco rigiocabilissimo, cioè un gioco basato sul tuo punteggio, uh, dove tra l'altro devi trovare le varie armi, devi fare tutta la perfezione, è un gioco che ti rigiochi infinite volte per fare i platini a tutte le missioni. Quindi può durarti anche 50 ore a forza di rigiocartelo, alla, ma, per, per fare platino dappertutto, alla massima difficoltà, con tutte le armi che ti piacciono a te. Eh, quindi, insomma, lo si finisce in fretta, ma poi chiuderlo completamente viene lunga, dipende da come ti prende. A me quei giochi durano un'eternità perché li rigioco un botto, eh, c'è molta gente a cui durano molto molto di meno. Opinioni sul mettere la nuova espansione lì, La nuova espansione ha reso tutto estremamente potente. Perché ci sono delle carte potentissime in nuova espansione. E quindi il meta adesso, in particolare online, è dominato dai mazzi che sono più aggressivi e più veloci in assoluto. Quindi in primo luogo il mono rosso. Eh, credo che in questo meta in realtà ci siano tanti archetipi possibili che sono fortissimi. Sia a livello di aggro che a livello di control che a livello di mid range. Eh, però ad oggi il mazzo che mi sembra veramente il più balordo di tour. In questo metagame è il mono rosso che si è potenziato enormemente, si è velocizzato enormemente ed è veramente difficile da arginare perché ti uccide prima ancora che il tuo modo di arginarlo entri in campo. Che è una roba veramente allucinante. Uh, sì, belliss sono bellissime le animazioni di Wargrove. Ashwix sono proprio stupende. È, animato è carinissimo. È animato benissimo. E secondo me eh, merita di essere giocato. però poi bestemmierai eh, andando avanti e le animazioni le toglierai perché dopo un tot ti prendono troppo tempo. E diventa anche palloso eh, a vederle 200 volte. Um, ci sono speranze che 3 Tresca entro il 2019? Assolutamente sì. Black Cat. Eh, però deve essere confermata la cosa. Eh, Bisogna vedere: uh, 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 uh. Consiglierei Injustice Justice 2 si sì, è un ottimo picchia duro. Tescio, anche se è un po' particolare, è molto diverso dagli, altro, dagli altri. Uh, bah 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 bah. So che non ti piace parlare di Battle Royale, la domanda la faccio lo stesso, come potranno evolversi i Battle Royale? Eh, parlo di PUBG perché esiste solo quello per me, Maringhost. Maringost eh, non credo di essere la persona più adatta a cui chiederlo, eh, ma secondo me un Battle Royale per evolversi dovrebbe offrire... ma è difficile dirlo al momento, perché a livello di gameplay quello che fa il Battle Royale è volutamente semplice e intuitivo. Cioè, è una formula volutamente semplice e intuitivo che complicare non farebbe altro che rovinare, a mio parere. Uh, quindi, è molto difficile, per quanto mi riguarda, trovare un modo per renderli più fighi, più esaltanti, più spettacolari. Sarebbe bello un battle royale veramente guerresco con tipo delle vere e proprie piccole armate da 10-12 giocatori, uh, con la possibilità di accumulare risorse per dire e creare veicoli, armi speciali, torrette, robe del genere, per fare delle vere e proprie battaglie di massa tra gruppi sarebbe una gran figata per me concettualmente questi piccoli eserciti con i veicoli e le cose che si menano in questa mappa gigante però è anche quasi impossibile da applicare a livello tecnico grazie per l'iscrizione Geno molto molto difficile da applicare a livello tecnico ehm um... <ride> Vai Fix la, la, Jojo, la pose di Great Saiyaman È volutamente rompicazzo, volutamente fastidiosissima. Ed è la cosa più fedele al manga, che, al manga e all'anime che ci sia. Quindi quella deve rimanere, mi dispiace. Uh, pareri su Jump Force: è solo fan service. Max Hermast. è molto molto, cioè è, è molto, molto brutto. Cioè, A livello di gameplay, Jump Force è veramente scarso tecnicamente, inguardabile. E tra, nel suo genere che è quello dei picchiaduro tridimensionali alla Naruto Storm se così si può definire eh, alla Cyber Connect dei tempi andati è forse uno dei peggiori che abbiamo avuto la sfortuna di giocare quindi no proprio a livello di gameplay e tecnico non ci siamo per niente il resto è tutto fanservice è tutto il fatto che sono i personaggi di Jump e tutti amano i personaggi di Jump però però no però no, secondo me proprio no. Uh, 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 uh. Secondo me è esatto, j vs. The One Ravian, che comunque è un gioco medio scarso, è tutt'oggi meglio di quanto non sarà Jump Stars. Quando l'anime su Berlusconi è a piccella, lì Fan. Vabbè, considerando Adrian non mi stupirebbe più di tanto vederlo. Uh, Cyberpunk, sì. Uscirà tra una vita. Oddio, non lo so. Veronica, in tutta sincerità. Di Cyberpunk, l'unica news che c'è stata è una news negativa. Uh, cioè il fatto che il director se n'è andato fuori dal cazzo perché Blizzard gli ha fatto un e ed è andato a lavorare una nuova IP a Blizzard. Uh, mi, è, mi è piaciuta tantissimo ancora una volta la roba dei due pesi due misure legati a quanto un team stia simpatico e stia sul cazzo alla gente. Perché quando si tratta di CD Projekt, io lo so chi sono i CD Projekt. E non sono. Buoni dolci bravi e i paladini di sto cazzo del videogioco sono un team come molti altri come molti altri dove si lavora duro oppure troppo come molti altri eh, e dove la stronzaggine non manca ragazzi perché io ci ho avuto a che fare con questa filosofia dei CD project ed è bellissimo vedere che la gente è così stregata dalla loro maschera di paladini di sto cazzo del videogioco che... Quando il director se n'è andato dai coglioni invece, cioè la, ne avevamo parlato anche nel live del multiplayer, del multiplayer risponde, quando la gente eh, ha visto che il director se n'è andato dai coglioni nei commenti hanno scritto ma allora vuol dire che ha finito già il gioco? Cioè, se fosse, ripeto, l'ha detta giusta Ema. Se fosse stato un qualunque team di sviluppo nei commenti: Apocalisse! Il gioco verrà una merda! Eh, tutta colpa di Electronic Arts! Tutta colpa di Ubisoft che non sa tenere i talenti! E invece CD Projekt è. No, hanno già finito il gioco. Se n'è andato. Stava benissimo. Lo trattavano benissimo. Se n'è andato perché hanno già finito il gioco. No. No, ragazzi, no. Non funziona così. Se tu hai un progetto dell'importanza di cyberpunk, non te ne vai prima del lancio se sei il director. Fino all'ultimo giorno di pulizia dei bug devi rimanere lì come uno stronzo e se la nave affonda, affondi con la nave. Se te ne vai, via. Vuol dire che da un'altra parte ti hanno offerto condizioni lavorative migliori, più soldi e non te ne frega un cazzo. Quindi Cyberpunk ha perso il suo director. Fine. Questo non vuol dire che il gioco sarà una merda. Questo non vuol dire che il gioco verrà male. Questo non vuol dire che non abbia magari preparato il campo per essere sostituito da gente brava e che il gioco non possa essere un capolavoro. Però... Immaginarsi CD Project come una meravigliosa landa fatata con i coniglietti rosa che saltano e il cioccolato per tutti ogni volta che scrivo una linea di codice è una stronzata. Per favore guardate in faccia la realtà. Questa è un'industria, quello è un team di sviluppo che fattura milioni di euro. Non viviamo nelle favole. Se se ne va un director non è perché tutto va bene. <ride> molto, molto semplice. Vorrei precisarvelo. Lo so che volete, ama volete degli eroi in questa industry. Li, li volete, io lo so, ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno. C'è bisogno di personaggi eroici nel mondo dei videogiochi. C'è bisogno di, di, di personaggi amati, di gente che uh, ha. Che applica anche le filosofie commerciali che applicano i CD Projekt, perché dal punto di vista del marketing e di come si sono mossi nel mercato, sono sicuramente molto, molto furbi e non sbagliano. E non sbagliano quasi un cazzo. E a livello di immagine sono amatissimi, benvolutissimi, si sono saputi gestire molto, molto bene. Però il fatto che siano eroi, ve lo state, im cioè, ve lo state immaginando. Eroi in quest'industria ce ne sono pochi. Eh, persone. Effettivamente attaccate solo alla passione per i videogiochi e non al soldo, ce ne sono poche. È molto, molto semplice: sono pochi e, sono, e non sono mai le aziende. Gli eroi, i paladini, i coraggiosi sono i singoli, non sono le aziende, non sono le software house. Una software house non è mai buona. Mai. È un'azienda. Non vedete il bene nelle aziende. È come nella politica. Non vedete il bene nella politica. Non, guardate il non vedete il bene nella politica. Cercate l'efficienza nella politica. Non, non guardate il bene nelle aziende. Le aziende non sono umane. È molto molto semplice. Cage il bene, Super Tumac. <ride> maledetto, maledetto. <ride> uh... Ma io preferirei la Polonia alla California, non supplico i piedi in tutta sincerità, ti devo dire la verità. Però i soldi che ti danno in California sono ben altri rispetto a quelli che ti danno in Polonia. Uh... Ba -ba 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 -ba. Non guardare, Timmy, non guardare, mi scrive Sherlock. No, Timmy, no, potrebbe influenzarti. Taro è il bene, Taro, a Taro gli si vuole bene, assolutamente, A didn't the Taro, Taro, a Taro gli si vuole benissimo, si ama Taro sempre e comunque. Ehm... Um... Camia è il bene per modo di dire, mazzuia. Camia è il bene dal punto di vista del design. Poi è una persona male per un sacco di altri punti di vista. <ride> Però sì, per me rimane comunque un eroe, Camia. È un antieroe, Camia. È l'antieroe. È quello che è cattivo ma fa il bene, insomma. <ride> Fondamentalmente. <ride> assolutamente sì, ragazzi. Vabbè. Comunque, ragazzi. Uh... I tweet di Camia sono il bene, <ride> scherzo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Cambia esatto è talmente il male che ha fatto il giro ed è diventato buono, ci sta. Ci sta come filosofia, mi piace, come visione, come visione dei decchi mi piace moltissimo, assolutamente sì. Uh... <ride> Comunque, ragazzi, vabbè, uh, come sempre, vi si vuole un bene dell'anima, lo sapete, vi, vi, vi amo tantissimo. Eravate 200, uh, quindi appunto è una questione di orari più che di, di, di altro. Nel senso che devo comunque gestire meglio gli orari, se fossero state le, le 8, sareste stati probabilmente 300. Ma insomma, sono già comunque molto molto contento. Uh, sono le 4. Io devo scribacchiare un po' di roba. Perché comunque devo continuare a lavorare anche se sono qui in Francia a girarmi i pollici. Perché oggi al Final Fantasy Fest non sono andato anche per. Perché tutto quello che mi serviva per scrivere il pezzo e fare l'approfondimento l'ho. L'ho già visto e tutte le altre cose le hanno passate su Twitch o su Reddit di Final Fantasy XIV Quindi ho visto tutto quanto È stato comunque bello partecipare al, al Final Fantasy Fest Mi sono divertito Ma uh, adesso non vedo l'ora di tornare a casa in tutta sincerità Anche perché qua fa un freddo fottuto Anche a casa Ma insomma il riscaldamento a casa mia funziona meglio che in questo hotel uh, Quindi nulla appunto Molto amore a tutti quanti Ragazzi vi si vuole un sacco bene uh, Ci vediamo al prossimo live Che sarà domani sera Io credo perché domani sera dovrei riuscire a tornare a casa senza troppe problematiche anche se sono lontanuccio, magari un po' più tardi, magari lo si fa alle 9 invece che alle 8, ma comunque lo si fa, e niente, ci vediamo al prossimo live, grazie a tutti, grazie come sempre per le iscrizioni, per i follow, ricordatevi che c'è solo le donazioni, il gruppo Telegram, il canale Telegram per vedere per venire sempre aggiornati su quando ci sono i live, andatevi a leggere la mia anteprima di Final Fantasy XIV Shadowbringers su multiplayer se ve ne frega qualcosa, e ci vediamo alla prossima puntata ciao ragazzi ciao ciao e ragazzi ciao 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 ciao, ciao.